Bentrovati agli amici di Fides et Ratio e un caro saluto al professor Lamendola. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti, bentrovati. Oggi iniziamo un ciclo di tre puntate dedicate a Don Francesco Ricossa, andando in particolare a soffermarci in questa puntata sulla sua analisi sulla discussa appartenenza alla massoneria del cardinal Rampolla. Mentre nelle successive due puntate approfondiremo, cosa che avevamo già anticipato, il discorso di Monsignor Umberto Benigni, sempre il pensiero di questo Don Ricossa. Prego Francesco, ti ascoltiamo con attenzione. Buongiorno di nuovo. Chi sia Don Francesco Ricossa, penso che lo sappiate tutti. Il solo fatto che seguite il nostro sito vuol dire che avete un certo tipo di orientamento, un certo tipo di interesse rispetto alle vicende della Chiesa Cattolica contemporanea. Quindi non stiamo qui a farne la biografia. Tutti credo sapete che è attualmente il sacerdote che dirige l'Istituto Mater Boni Consili, fondato da lui insieme a Don Giuseppe Murro e a Don Franco Munari e a Don Curzio Nitoglia nel 1985. Erano un gruppo di sacerdoti, tra virgolette, lefebvriani, che non soddisfatti della linea adottata dalla società San Pio X, dalla fraternità, scusate, San Pio X, riguardo alla unione con la Chiesa Cattolica, al riconoscimento della piena legittimità dei papi post-conciliari, hanno fondato questo istituto ispirandosi soprattutto al pensiero del teologo domenicano francese Gérard Delorier, il quale approvò l'istituto Mater Boni Consili e soprattutto ispirandosi alle sue tesi di Cassiciacum o Cassiciacum. C'è sempre qualche pignolo che, non avendo di meglio da fare, sta lì a disquisire sulla pronuncia. Insomma, noi non ci perdiamo in questioni filologiche, andiamo dritti al cuore del discorso. In pochissime parole, credo voi sappiate che i sede privazionisti, è meglio chiamarli così, parlando dell'istituto, almeno così ritengo, dell'Istituto Mater Boni Consili, piuttosto che sedi vacantisti, perché per loro si tratta proprio di una privazione dell'autorità derivante dall'investitura divina. La loro posizione è che, in particolare dal 7 dicembre 1965, cioè dall'approvazione e dalla pubblicazione della Dignitatis Humanae, al termine quasi del Concilio Vaticano II, Dignitatis Humanae, che affermando il principio della libertà religiosa, intesa in senso moderno, modernista, laicista, fate voi, andava contro ciò che la Chiesa su questo tema aveva sempre insegnato. Ebbene, per essi, a partire da quella data, almeno a partire da quella data, la sede papale è occupata materialiter, ma non formaliter. Attenzione, formaliter in senso filosofico, più precisamente scolastico. Quindi formalmente non sta per qualcosa di apparente, al contrario, no? Forma in senso filosofico, materia e forma, no? Categorie aristoteliche in origine. Si intende proprio il cuore della cosa. Quindi, essi sono stati eletti fino a prova contraria in maniera legittima, ma hanno posto interiormente un ostacolo a livello della loro volontà individuale a ricevere la grazia divina, l'ispirazione e il sostegno divino per svolgere la loro funzione di papi, in quanto approvando un documento in particolare, come la Dignitatis Humanae, che contraddice
ciò che la Chiesa aveva sempre insegnato in materia, si pongono di fatto al di fuori dell'azione dello Spirito Santo. Quindi sono stati eletti in maniera legittima dal punto di vista canonico, ma hanno opposto un impedimento interiore, la loro volontà di non seguire fedelmente ciò che avrebbero dovuto seguire, cioè custodire fedelmente la dottrina cattolica, e quindi hanno reso impossibile l'azione dello Spirito Santo. In questo senso, da Paolo VI in poi, questi fatti sono fatti soltanto dal punto di vista materiale. Di fatto è come se la chiesa, la sede di San Pietro fosse vacante. E comunque non vogliamo addentrarci su questo, come non vogliamo addentrarci nella biografia di Don Francesco Ricossa, ma piuttosto intendiamo prendere in esame, come è stato anticipato, alcuni suoi scritti, che ci sono sembrati particolarmente significativi. Allora, diciamo che l'inserimento di Don Francesco Ricossa nella galleria di autori cattolici, sia scrittori e poeti, sia filosofi e anche scienziati, si giustifica con il fatto che noi vediamo in Don Francesco Ricossa, in particolare, lo esamineremo in queste tre puntate, uno storico, scrupoloso, attento, documentato. Vorrei dire quasi pignolo, dove per uno storico essere pignolo è una qualità, non certo un difetto. Ce ne sono anche troppi di storici, tra virgolette, che buttano lì affermazioni non giustificate, cioè non poggianti su un'adeguata documentazione. Dopodiché noi siamo convinti che la storia è ben lungi dall'essere una scienza, perché i documenti non parlano da soli, è necessario farli parlare. Lo storico è colui che dovrebbe sforzarsi di prenderli in esame tutti e cercare di farli parlare nella maniera più obiettiva possibile. Il cattivo storico è quello che prende in considerazione soltanto i documenti che sorreggono la sua visione personale, ideologica, ignora o magari manipola, travisa gli altri, e quindi giunge a una conclusione che in realtà non è frutto di un percorso di ricerca e di una onesta, intellettualmente onesta volontà di giungere al vero, ma è semplicemente la conferma di una tesi precostituita. Questo non è fare storia. Abbiamo cercato anche di mostrare, in particolare nelle ultime puntate, come ce ne sono fin troppi di storici, in particolare cattolici, della Chiesa Cattolica, storici della Chiesa Cattolica, specialmente delle vicende del XX, degli ultimi 100 anni, i quali hanno fatto storia, tra virgolette, in questa maniera qui, cercando costantemente di mettere in una luce non proprio simpatica quanti si sono opposti alle eresie. Le eresie del XX secolo sono sostanzialmente il modernismo e il neomodernismo della Nouvelle Théologie. Quindi hanno messo in cattiva o pessima luce Umberto Benigni, hanno messo in cattiva luce sacerdoti come Don Paolo de Tott, teologi come Guido Mattiussi, il padre gesuita Guido Mattiussi, sacerdoti come i tre fratelli Monsignori Scotton di Breganze, in provincia di Vicenza. Hanno messo in cattiva luce o hanno ignorato figure come il cardinale di Arezzo, che è stato addirittura rimosso, era stato nominato da San Pio X e addirittura allontanato dalla sede, cosa che avviene soltanto in casi gravissimi nella storia della Chiesa, a causa, Monsignor Volpi, a causa della sua decisa azione antimodernista. Ecco qua. Si potrebbe, Giovanni Volpi, si potrebbe aprire una discussione se c'è stata continuità effettiva, sostanziale, nella linea antimodernista da San Pio X ai suoi successori, in particolare all'immediato successore, cioè Benedetto XV. Questo è come dire,
tema di forti discussioni, anche di giudizi contrastanti, per esempio fra Don Curzio Nitolia e Don Francesco Ricossa, perché per Don Curzio c'è stata continuità, per Don Francesco Ricossa la continuità è stata soprattutto una continuità formale, mentre di fatto c'è stato uno smantellamento deliberato di tutti gli strumenti, a cominciare dal Sodalizium Pianum di Umberto Benigni, di tutti gli strumenti della lotta contro il modernismo. Addirittura, come nel caso di Monsignor Volpi, c'è stata una persecuzione contro quei personaggi, anche quei vescovi, che si erano distinti nella lotta al modernismo e avrebbero voluto continuarla. Stavo dicendo, queste figure sono state messe in cattiva luce. Naturalmente si è adombrata anche una luce non proprio simpatica sullo stesso Pio X, oltre che sui suoi più stretti collaboratori, no? I cardinali Delai e Delval, perché anche il processo della sua beatificazione ha subito ostacoli, in quanto alcuni hanno sostenuto che la sua approvazione del Sodalizium Pianum, la sua durezza, tra virgolette, contro i modernisti, il suo aver accondisceso a metodi sionistici, tra virgolette, per smascherare i modernisti che si nascondevano, che si camuffavano all'interno delle diocesi, dei seminari, delle facoltà teologiche, degli istituti religiosi, non va d'accordo con la santità cristiana. Ecco, non apriamo una discussione anche su questo. Viceversa, tutti quei personaggi che sono stati condannati in prima battuta, apertamente condannati e a nostro parere giustamente condannati, Buonaiuti in Italia, anche Murri, all'estero Luisi, Tyrrell, e poi quelli della seconda ondata del neomodernismo, i De Lubac, i Congar, i Schillebeck, i Kung, i Rahner, eccetera. Quelli addirittura sono stati, ma anche lo stesso Achille Ratti, scusatemi, lo stesso Monsignor Roncalli, Angelo Roncalli, e lo stesso Montini, divenuti poi papi, che erano amici, erano stati amici, simpatizzanti. Ormai, come dire, è un nascondersi dietro un dito negarlo, tanto che queste voci di simpatie moderniste, per esempio nel caso di Roncalli, che era segretario del vescovo di Bergamo Radini Tedeschi, erano giunte in alto, erano giunte fino a Roma. Ebbene, costoro si sono presi la rivincita e quindi la storiografia dei cattolici progressisti è praticamente tutta controllata da loro, la storiografia cattolica è praticamente tutta controllata da loro, dominata da loro, quindi i vari Coppola, i vari Bedeschi, i vari Melloni, naturalmente, essi, come dire, non solo portano fino alle stelle i papi del concilio e i teologi che hanno impresso la svolta conciliare. Uno di essi, non dimentichiamolo, era un certo Josef Ratzinger, il quale era simpatizzante, anzi era, come si può dire, uno dei componenti della pattuglia della Nouvelle Théologie, ma anche di rivalutare in maniera più o meno scoperta, se non proprio i modernisti della prima ondata, almeno alcune delle loro posizioni, alcune delle loro aspirazioni. Cosa ciò voglia dire? Non riusciamo a capirlo. Pensiamo a Buonaiuti, per esempio. Non è che la storia della Chiesa si fa con le aspirazioni campate per aria. Le aspirazioni si esprimono attraverso libri, discorsi, insegnamenti dalla cattedra universitaria, come nel caso di Buonaiuti. E i suoi discorsi, i suoi insegnamenti pubblici e privati sono stati veramente pessimi dal punto di vista dell'ortodossia cattolica. Chiusa parentesi. Allora, era per spiegarvi che adesso noi dedichiamo questo spazio a Don Francesco Ricossa, limitando il discorso al Ricossa storico, che è uno storico serio, e in particolare i due testi a cui abbiamo fatto riferimento. Il primo è quello che si riferisce, è stato pubblicato anche sul sito di Radio Spada, che come sapete è un sito vicino alle posizioni dell'Istituto Mater Boni Consili,
In particolare, partiamo da questo testo, che è un po' più breve, sono una quarantina di pagine, intitolato Se Maria Morrampolo del Tindaro era massone. Punto di domanda. Dobbiamo saltare alcune parti, perché comunque non faremo in tempo a leggerlo tutto. Non è certo irriverente una simile domanda, cioè se fosse massone. A proposito di un principe della Chiesa, quale fu il cardinale Rampolla? In un numero passato di Sodalizium, ecco questo scritto è stato pubblicato inizialmente su Sodalizium, la rivista dell'Istituto Mater Boni Consili, ho già avuto modo di rievocare gli avvenimenti che giunsero a influire su svariati conclavi del XVI secolo, quando l'eresia valdesiana influenzò più o meno numerosi cardinali, come Paul e il cardinale Morone, che per pochi voti non vennero eletti al papato. Fu proprio in questa circostanza che Papa Paolo IV, che aveva incarcerato il cardinale Morone per eresia e che prevedeva un possibile suo proscioglimento sotto un pontificato successivo, come in effetti accadde, promulgò nel 1559 la famosa bolla Cum ex apostolatus, con l'intento di sbarrare la strada in un futuro conclave al cardinale Morone o ad altri sospetti di eresia. Quindi, qui parliamo dell'eresia di Juan Valdés, no? Marrano spagnolo, che nel 1500 si aggiunse ai problemi creati dalla rivoluzione protestante. Vedete che questa prospettiva inquietante, la possibilità che un papa eretico possa giungere a occupare il soglio di San Pietro, non è una cosa recentissima, come alcuni sembrano pensare, è una cosa che è antica di almeno 5 secoli. Per esempio, Paolo IV si era posto il problema, aveva dedicato una bolla, Cum ex apostolatus, proprio tenendo conto questa possibilità che per un pelo non si era avverata. Cioè, per un pelo il cardinale Morone, eretico, seguace di Valdés, non era stato eletto papa. Parliamo della metà del 500, del 1500. Poi, questo lungo articolo fa una serie di altri esempi. Non posso leggervi tutto. Mi limito a rammentare alcuni scritti tra i più noti. Nel 1859, Jacques Cretineau Joly diede alle stampe, con un breve di felicitazione di Pio IX, la sua opera L'Église romaine en face de la Révolution. Il libro è frutto di numerose ricerche archivistiche, sollecitate all'autore dagli stessi pontefici, Gregorio XVI e Pio IX. In esso vengono, tra l'altro, pubblicati dei documenti dell'alta vendita, parliamo della carboneria, a sua volta affiliata alla massoneria, nei quali era esposto un progetto di infiltrazione del clero cattolico da parte della massoneria, per giungere a guadagnare la propria causa persino la sede di Pietro. Noi dobbiamo giungere, virgolette, al trionfo dell'idea rivoluzionaria per mezzo di un papa, chiusa parentesi. Quello che noi dobbiamo domandare, scusate, chiusa virgolette, ancora, altra citazione. Quello che noi dobbiamo domandare, quello che dobbiamo cercare e aspettare, come gli ebrei aspettano il Messia, è un Papa secondo i nostri bisogni, chiuse virgolette. Questo nell'opera di ricerca storica di Cretineau Joly nel 1859. Quindi alla metà dell'Ottocento c'era già la cognizione ai vertici della Chiesa, in realtà almeno dal secolo precedente, di un progetto di infiltrazione massonica all'interno della gerarchia ecclesiastica, in particolare mirante all'obiettivo di giungere alla elezione di un papa conforme agli interessi, agli orientamenti, agli intendimenti della massoneria, un papa secondo i nostri desideri. No? È il concetto espresso da Buonaiuti con la frase: bisogna che cambiare Roma con Roma, cioè lo stesso concetto, bisogna che i papi stessi giungano a un cambiamento radicale della Chiesa cattolica. Poi viene citato Monsignore de Lassus, come sapete,
anche lui importantissimo studioso cattolico della massoneria. Anche lui denuncia i tentativi di infiltrazione nella Santa Sede alla fine dell'Ottocento, quindi vedete, a un secolo e mezzo almeno di vita la storiografia cattolica su questo argomento. Guarda caso, voi entrate in una libreria cattolica, se voi chiedete il libro di Monsignor de Lassus o il libro di Crétinot Joly, vi guarderanno con tanto d'occhi, non li avranno mai sentito nominare, tra l'altro non sono neanche mai stati pubblicati in italiano, tantomeno nelle librerie cattoliche. Nelle librerie cattoliche voi trovate tutti i teologi possibili e immaginabili, tranne che quelli cattolici ortodossi, ortodossi nel senso di fedeli alla vera dottrina cattolica. Poi ancora il Barbier, Emmanuel Barbier, poi ancora altri. E dunque andiamo ancora avanti, avanti, il Berthelot. Poi, negli anni 30, il gesuita francese Berthelot, con la Gran Loggia di Francia, risulta volonteroso di aprire un dialogo con la massoneria. Padre Berthelot mise in contatto il nunzio Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Giovanni XXIII, col barone Yves Marsodon, al quale Monsignor Roncalli disse di restare in massoneria. Nel 1852 il cardinale Innitzer, arcivescovo di Vienna, ricevette Bernard Scheuerbauer, gran maestro della Gran Loggia di Vienna. D'accordo? Quindi il cari fratelli massoni del cardinale Ravasi ha degli illustri predecessori, no? Di molti decenni fa, di quasi un secolo fa, di circa un secolo fa. Il Concilio Vaticano II, però, anche in questo campo, una svolta decisa. Vale la pena di ricordare i rapporti intercorsi tra la loggia ebraica del Bnei Brit e Giovanni XXIII. Max Isaac, membro del Bnei Brit, ottenne da Giovanni XXIII un impegno a rivedere la posizione cattolica sui rapporti col giudaismo. Giovanni XXIII affidò, e qui ci sono tutti i riferimenti precisi, no? Io ovviamente non vi leggo qui i riferimenti bibliografici. Giovanni XXIII affidò al cardinale Bea, messo a capo del segretariato per l'Unione dei Cristiani, le relazioni con la potente massoneria ebraica. La dichiarazione conciliare Nostra Aetate sarà il frutto di questa collaborazione. Da allora il Bnei Brit è regolarmente ricevuto in Vaticano, anche da Benedetto XVI, Ratzinger. Nei suoi colloqui con Nunzio Roncalli, il fratello Marsodon aveva chiesto l'abolizione della disciplina ecclesiastica contro la cremazione. Vedete che ci siamo arrivati? Adesso è frequente che un cattolico, tra virgolette, scelga la cremazione del proprio cadavere o del cadavere del proprio caro. La domanda fu immediatamente esaudita da Paolo VI nel 63. Quindi nel 63 è stata tolta la proibizione. L'uso si è diffuso in questi ultimi anni, complice anche un sacco di altri fattori, non esclusa la psicosi della pandemia, la psicopandemia, che da 3 anni imperversa. Durante l'assise conciliare, il vescovo di Cuernavaca, Messico, Sergio Méndez Arceo, chiese la modifica della disciplina ecclesiastica sulla massoneria. Vedete com'è antica, no? Questo sforzo di rivalutare perché un vescovo dovrebbe chiedere in un concilio come il Vaticano II che la Chiesa riveda la sua posizione sulla massoneria, se non perché egli stesso è massone o affiliato o simpatizzante con qualche loggia massonica, conoscendo la storia della massoneria, sapendo come la massoneria ha sempre considerato la Chiesa cattolica il nemico mortale da abbattere. Andiamo avanti, poi si citano altri personaggi, altri episodi, non possiamo leggerli tutti. Arriviamo a quando il cardinale Seppher della Congregazione per la Dottrina della Fede, al cardinale Kroll, presidente della Conferenza Episcopale Nordamericana, nel 74, sanciva l'apertura e il cambiamento di fatto della legge della Chiesa,
ammettendo la doppia appartenenza alla Chiesa e alla Massoneria, anche se solo in determinate circostanze. Quindi dal 74, partendo dagli Stati Uniti, la Chiesa cattolica dice sì, tu vuoi essere contemporaneamente cattolico, no? Accostarti ai sacramenti, vivere la vita all'interno della Chiesa cattolica e contemporaneamente essere affiliato a qualche loggia massonica. La lettera del cardinale Seffer ebbe ripercussioni in varie conferenze episcopali che l'applicarono ai loro rispettivi paesi. Inghilterra e Galles nel 74, Brasile nel 75, eccetera. L'approdo di questo dialogo fu il nuovo codice di diritto canonico 25 gennaio 1983, che abroga la scomunica dei massoni comminata da Clemente XII nel 1738. Quindi la prima scomunica, poi ce ne sono state molte altre, è del 1738, no? Da parte di Clemente XII. Questa scomunica viene abrogata dal nuovo codice di diritto canonico nel 1983. Chi era pontefice nel 1983? Giovanni Paolo II Wojtyla. Lo scandalo provocato dalla soppressione della scomunica e dagli incontri che abbiamo descritto provoca una parziale reazione già a partire dal 1980. Dichiarazione della Conferenza Episcopale Tedesca contro la doppia appartenenza, che sfociò nell'intervento della Congregazione per la Dottrina della Fede, Ratzinger, del 26 novembre 1983, nella quale si afferma che pur essendo cessata la scomunica, vige ancora il divieto dell'affiliazione alla massoneria. Vedete, no? Le astuzie, le cavillose per salvare capre e cavoli. La scomunica ai massoni è ritirata, però è confermato che non è peccato essere, per un cattolico, essere affiliato alla massoneria. Dopodiché ci sono varie riflessioni e considerazioni sempre sulla base di una forte documentazione di padre di Don Ricossa. Arriviamo al discorso iniziale, cioè il cardinale Rampolla. In loggia si radunarono uomini, qui sto ancora parlando del pontificato di Giovanni Paolo II, di tutte le religioni, i quali proibiscono a se stessi di parlare di questo argomento. Ad Assisi, sapete gli incontri interreligiosi di Assisi, voluti da Giovanni Paolo II, i gerarchi di tutte le religioni pregavano e parlavano non di religione, un tema che li avrebbe divisi e contrapposti, ma per la stessa cosa, o per il perfezionamento dell'uomo, o per lo sviluppo globale, per la beneficenza, la filantropia. Provate a pensare ai discorsi degli ultimi papi, soprattutto di Bergoglio, no? La pace, il perfezionamento dell'uomo, lo sviluppo, la filantropia. È tolleranza, non è indifferentismo religioso, né sincretismo religioso. Ci saranno dei malpensanti o degli scandalizzati, ma almeno si rendano conto di stare dalla parte di Monsignor Lefebvre e non del Concilio o di Papa Wojtyla. Ecco, tutta questa è una citazione di Padre Esposito, che come sapete era dichiaratamente massone e quindi, come dire, lui interpreta i fatti che abbiamo citato come una prova del fatto che non c'è nulla di male a essere cattolici e massoni. Se così è, questa è la conclusione di Don Ricossa, non c'è neppure bisogno di affiliarsi alla massoneria, giacché il seguire il neomodernismo trasforma un battezzato in un fratello tre puntini. Non si è certo giunti in un attimo a trasformare la quasi totalità del clero e del laicato cattolico in una grande loggia massonica. Si può quindi lecitamente supporre che numerose siano state le infiltrazioni della setta massonica tra le file del clero. Bene, adesso arriviamo a parlare del cardinale Rampolla. Non basta una voce, uno scritto, un'affermazione sulla filiazione massonica di un prelato, sacerdote, vescovo, papa, perché questa voce possa dirsi certa, o anche solo probabile e non infondata. La storia ci offre numerosi esempi di calunniose leggende contro dei campioni della causa cattolica, fra
falsamente accusate di appartenere alla massoneria. Lui cita come un caso famoso quello di Papa Benedetto XIV, Prospero Lambertini, il quale invece rinnovò la scomunica di Clemente XII contro la massoneria. A me personalmente viene in mente il caso del vescovo, dell'allora vescovo di Vicenza, che venne accusato nonis, del quale si disse che era massone, tanto che lo stesso Giovanni Paolo II, in visita nella sua diocesi, prese pubblicamente le sue difese. Quindi è giustissimo, non ci si può fidare di qualunque voce, non è che perché si vocifera che questo o quel prelato è massone, bisogna saltare alla conclusione che ciò sia vero. Vediamo su che cosa si basano queste affermazioni, questo bisbigliare, questi pettegolezzi più o meno potrebbero essere semplicemente calunniosi o messi in circolazione addirittura dalla massoneria stessa. Il grande esperto di massoneria, Enrico Stone, scrisse nel 1964, parlando del caso Rampolla, dopo aver esposto i casi simili di Benedetto XIV e Pio IX. L'accusa portata da degli antimassoni contro Monsignor Rampolla somiglia a quella portata dai massoni contro Pio IX. Quindi non ci credeva, non riteneva credibile. Ciò nonostante, non c'è fumo senza fuoco, secondo il noto proverbio. Per cui, se è difficile dimostrare la filiazione di altri prelati a delle società segrete, in mancanza di documenti autentici, si può a giusto titolo considerarli perlomeno come alleati oggettivi della massoneria, nella misura in cui il loro comportamento o la loro politica sono conformi alle intenzioni, agli scopi, ai piani delle retrologie, che sono invece ben note, no? Sempre costone. Questo è un ragionamento che ci sentiamo di condividere, no? Se oltre le voci, se oltre le chiacchiere ci sono dei comportamenti oggettivi che vanno nella direzione di favorire la massoneria, beh, allora, come dire, il fumo potrebbe essere indice del fatto che c'è anche il fuoco. L'iniziazione massonica del cardinale Rampolla, stato attuale di questa tesi. Le prime notizie su di un'eventuale iniziazione massonica, questo è sempre Don Ricossa, del cardinale segretario di Stato di Leone XIII, risalgono al 1929, 15 anni dopo la morte del prelato, ben 26 anni dopo il famoso conclave durante il quale il cardinale Pusmina pose il suo veto all'elezione del cardinale Rampolla. Se avete presente, nel cardinale. Nel conclave molto discusso del 1903, primo 4 agosto 1903, dopo la morte di Leone XIII, Rampolla sfiorò l'elezione a pontefice, ma contro di lui venne posto per l'ultima volta nella storia, perché subito dopo Papa Sarto fece abolire quella consuetudine. Per l'ultima volta nella storia, il cardinale rappresentante di una delle grandi potenze cattoliche, l'Austria, in quel caso l'Austria-Ungheria, pose il suo veto. In realtà, probabilmente, no, senza probabilmente, certamente Rampolla non sarebbe stato eletto lo stesso. I cardinali del conclave erano 66 aventi diritto, 64 presenti. Uno non fece in tempo ad arrivare, il vescovo, l'arcivescovo di Sydney, e un altro in Sicilia, gravemente malato, sarebbe morto pochi mesi dopo, quindi non si era recato. E Rampolla arrivò, se ricordiamo bene, a 31, insomma, arrivò appena oltre la soglia dei 30, ma non giunse mai in posizione tale da poter avere una maggioranza, quindi. Però l'opinione pubblica, quando il fatto divenne noto, rimase molto impressionata, no? E quindi molti pensarono e si chiesero: ma perché l'imperatore Francesco Giuseppe, con tutte le gatte da pelare che ha nel suo impero multinazionale, ha avuto il tempo e la voglia di far porre questo antipatico veto nei confronti
di un cardinale che avrebbe potuto essere eletto papa. E quindi corse la voce del fatto che il motivo di fondo era l'iscrizione di Rampolla a una loggia massonica, in subordine alla sua politica filo-francese e anti-austriaca. Andiamo avanti. Da allora, scrive Don Ricossa, dal 1929, la versione Rampolla massone, che deve la sua capillare diffusione ai numerosi scritti e conferenze del Marchese della Francherie negli anni 70, si è arricchita di nuovi elementi. La presento come esposta nel libro L'Église éclipsée, non credo che occorra tradurre, opera collettiva di Les Amis du Christ Roi. Alla morte di Leone XIII si legge, nell'Église éclipsée, pagine 72-73, la massoneria pensò che era venuto il momento di installare uno dei suoi sul trono di San Pietro. Il suo uomo era il cardinale Rampolla del Tindaro, segretario di Stato di Leone XIII. Il cardinale Rampolla era un alto iniziato che riceveva, nelle logge che frequentava, le istruzioni luciferine per applicarle nel governo della Chiesa. Fondò in Vaticano una retrologia che doveva reclutare i più alti dignitari della Santa Sede. Durante le sue vacanze in Svizzera si recava ogni sabato in una retrologia presso l'abbazia di Einsleben e ogni 15 giorni nella loggia di Zurigo per ricevere istruzioni del potere occulto, disarmare i cattolici in Francia mediante il loro relment alla Repubblica Massonica, la pacificazione dei cattolici francesi, che erano molto scontenti della Terza Repubblica, e il governo laico massonico di questa, e fondare una retrologia all'interno della Chiesa capace di fornire gli alti dignitari della Santa Sede, come i cardinali Ferrata, Gasparri, Ceretti, Bea, ecco, vedete qui è stato fuori il nome di Bea, no? Moltissimi anni prima del Concilio Vaticano II. Questa loggia di Zurigo faceva parte dell'Oto, Ordo Templi Orientis, di cui in effetti Rampolla era membro. Attenzione, perché dire Oto vuol dire Aleister Crowley, no? Il mago satanista. Questa loggia faceva parte dell'Oto. Rampolla era arrivato ai più alti gradi dei culti luciferini, apparteneva all'ottavo e nono grado dell'Oto, gli unici che autorizzavano ad avvicinarsi al Gran Maestro Generale Nazionale e al Capo Supremo dell'Ordine. Monsignor Juin, fondatore e direttore della Revue Internationale des Sociétés Secrètes, avendo le prove dell'affiliazione del cardinale Rampolla, incaricò il suo caporedattore, il marchese della Francherie, di mostrarle ai cattolici e ai vescovi di Francia. Félix Lecointe, direttore del giornale Le Bloc Antirévolutionnaire, testimoniò nel 1929: "Nel corso del nostro ultimo incontro, poiché lo tenevo al corrente, Monsignor Martì, vescovo di Montauban, poiché lo tenevo al corrente delle scoperte fatte recentemente, il discorso cadde sul cardinale Rampolla, mi disse che nel corso della visita ad Limina che fece a Roma qualche tempo dopo la morte dell'ex segretario di Stato di Leone XIII, cioè Rampolla, fu chiamato da un cardinale, Marie Delval, segretario di Stato di San Pio X, che gli raccontò con numerosi dettagli che alla morte del Rampolla furono scoperte tra le sue carte le prove formali del suo tradimento. Questi documenti furono portati a Pio X. Il santo pontefice ne fu sconvolto, ma volendo preservare dal disonore la memoria del prelato Fellone e con lo scopo di evitare uno scandalo, disse molto scosso: "Disgraziato, bruciate", e le carte vennero gettate alle fiamme in sua presenza. Al conclave, il cardinale Rampolla concentrò su di lui la maggioranza dei voti, ma il cardinale dell'impero austro-ungarico Busina intervenne e dichiarò che il suo governo si opponeva all'elezione di Rampolla. Il Sacro Collegio elesse così al suo posto il cardinale Giuseppe Sarto, che prese il nome di Pio X. I massoni erano quindi quasi riusciti all'inizio del XX secolo ad avere il loro papa, come auspicato nei documenti dell'Alta Vendita di metà Ottocento, a capo della Chiesa,
nella persona del cardinale Rampolla del Tindaro. Una volta eletto, San Pio X, per avversare l'infiltrazione nemica nel clero, chiese a ogni sacerdote giuramento antimodernista al momento della sua ordinazione. Fin qui la citazione dell'Église Eclipsée. Un anonimo ha aggiunto le seguenti informazioni. In un articolo consacrato a Mariano Rampolla, nella libera enciclopedia virtuale, Wikipedia, dopo la sua morte, un prelato francese, Monsignor Jouin, fondatore della Revue Internationale des Sociétés Secrètes, rese pubbliche delle carte che provavano, secondo lui, l'appartenenza del defunto Rampolla alla massoneria. Anzi, il prelato sarebbe stato Gran Maestro dell'Ordo Templi Orientis. Monsignor Jouin dichiarò pure che era stato lui stesso a supplicare l'Austria di far uso del suo diritto di esclusiva per sbarrare la strada al trono di Pietro a un massone. L'anonimo estensore di questo articolo si è probabilmente ispirato al recente libro di Craig Heinbichner, Blood on the Altar: The Secret History of the World's Most Dangerous Secret Society, del 2005. Di questo libro, che non ho letto, scrive sempre Don Ricossa, sono state pubblicate delle recensioni assolutamente favorevoli nella stampa tradizionalista, ad esempio sulla rivista teologica dei Domenicani di Arvillé, Le Sei, e sul bollettino Sous la bannière del 2006, sempre, in un articolo firmato Félix Causas, intitolato Rampolla del Tindaro, un cardinale affilié alle contre-église luciferienne. Entrambe le riviste sono dichiaratamente lefebvriane, ma il bollettino informatico Virgo Maria, pubblicato dall'abbé Marcisset, di tendenza sedevacantista lefebvriana, ha interamente ripreso e approvato l'articolo di Causas. Sulla scia di Heinbichner, Causas giunge ad affermare che tutti i segretari di Stato, da Pio IX a oggi, sono stati nominati dalla massoneria e a criticare, tra gli altri, gli stessi pontefici San Pio X, Benedetto XV, Pio XII. Sono state queste affermazioni gravemente calunniose verso la Chiesa e dei legittimi pontefici che mi hanno spinto a scrivere questo articolo. Una cosa è mettere in dubbio la fedeltà di un altro prelato, forse anche un cardinale. Altra cosa accusare la Chiesa stessa, come di fatto, oltrepassando ogni limite della decenza, fa l'articolo di Sous la bannière. Vedremo quindi assieme quali sono gli argomenti a favore delle tesi, eccetera, eccetera. No? Allora, qui li passa in esame uno per uno. Non posso leggerveli tutti, ve li riassumo molto velocemente. Primo argomento, no, a favore della filiazione massonica di Rampolla. Il veto di esclusiva dell'imperatore durante il conclave del 1903. Siccome mi sembra l'argomento più forte e anche più conosciuto, ecco, su questo concentriamo la nostra attenzione, gli altri invece li riassumiamo. È opportuno ricordare che il cardinale Rampolla era praticamente eletto, ma che l'imperatore d'Austria, conoscendo senza dubbio l'appartenenza del segretario di Stato di Leone XIII alle retrologie, mise il suo veto. Questo veto assolutamente provvidenziale impedì a un supposito di Lucifero di salire sul trono pontificio, eccetera, eccetera. Così il marchese della Francherie. Heinbichner precisa che fu Monsignor Jouin che fece decidere l'imperatore d'Austria a usare del suo diritto di veto, quando fu quasi certo che questo massone satanista del Loto stava per essere eletto papa. Monsignor Jouin, che aveva previsto la piega che avrebbe preso il conclave, persuase allora l'imperatore Francesco Giuseppe a invocare il diritto di esclusiva, che risaliva al XVII secolo, clausola da tempo dimenticata di un trattato tra Vienna e il Vaticano, trattato che dava a Francesco Giuseppe il potere di veto sull'elezione di un papa. Fu così, grazie a Monsignor Jouin, il venerato prelato ben al corrente delle manovre delle società segrete, che Rampolla fu messo da parte. Così Félix Causas, Sous la bannière.
I massoni quindi, all'inizio del XX secolo, questo è Les Amis du Christ Roi, l'Église éclaboussée, fu così che grazie a Monsignore Juin, no, questo abbiamo già letto, i massoni quindi all'inizio del XX secolo erano quasi riusciti ad avere il loro papa a capo della Chiesa, nella persona del cardinale Rampolla del Tindaro. La parola alla difesa, dice Don Ricossa. È questo l'argomento più noto al pubblico in favore della filiazione massonica di Rampolla, ma non è il più antico, né il più fondato, anzi è l'unico che si può dimostrare assolutamente falso. Cominciamo col fare giustizia di alcuni particolari assolutamente erronei di questa tesi. Dopo la morte di Leone XIII, 20 luglio 1903, i cardinali, 62 cardinali presenti a Roma, si riunirono in conclave il 31 luglio seguente per eleggere il suo successore. Dopo sei scrutini, il 4 agosto fu eletto il cardinale Sarto, patriarca di Venezia, col nome di Pio X. Al primo scrutinio si delinearono immediatamente le differenti tendenze del Sacro Collegio. Il cardinale Rampolla, sostenuto dal voto unanime di cardinali francesi e spagnoli, ottenne 24 suffragi. Il cardinale Gotti, gradito ai governi degli imperi centrali, Austria e Germania, ne ottenne 17. I voti dispersi tra altri candidati, 21, dei quali 5 per il cardinale Sarto, che poi sarà eletto. Il quorum dei 2/3 era fissato a 42 voti. Quando il mattino del 2 agosto, all'inizio del terzo scrutinio, il cardinale Pupina de Kosciuszko, principe vescovo di Cracovia, dichiarò in nome di Sua Maestà Apostolica l'imperatore d'Austria, re d'Ungheria, esclusiva contro il cardinale Rampolla, quest'ultimo aveva ottenuto al secondo scrutinio solo 29 voti e si fermò a 30, senza più andare oltre. Ecco, quindi prima avevo detto 31, precisiamo 30. Dopo l'intervento del porporato polacco, ben lontano quindi dai 42 voti necessari, è quindi storicamente infondata la tesi secondo la quale fu il veto dell'Austria a impedire l'elezione di Rampolla. Essa non fu resa impossibile dal veto. I cardinali protestarono anche ufficialmente contro l'inammissibile interferenza di un potere secolare, ma dal fatto che Rampolla semplicemente non aveva fin dall'inizio i voti necessari per l'elezione. Il veto imperiale, semmai, aveva rischiato paradossalmente di ottenere l'effetto contrario. Infatti aveva fatto, come dire, una pessima impressione, no? Quindi per reazione molti cardinali erano tentati di votare per lui, per riaffermare l'autonomia della Santa Sede. In secondo luogo, è impossibile che Monsignor Juin abbia deciso l'imperatore Francesco Giuseppe a far uso del suo diritto di veto contro il cardinale Rampolla, secondo la versione di Wikipedia e di Causas, a seguito di Heimbichner, no? Il romanzo. Non solo, infatti, è inverosimile, vedete questi romanzieri, un po' come Dan Brown col Codice da Vinci, questi romanzieri che riscrivono la storia della Chiesa, storia segreta, tenebrosa, no? Di aspetti poco edificanti, comunque nascosti e sempre accolti favorevolmente, in particolare dalla cultura dominante, che già dovrebbe mettere in sospetto. Non solo, infatti, è inverosimile che Francesco Giuseppe si sia fatto convincere a un passo così grave da un semplice parroco, per giunta di una nazione straniera, qual era Monsignor Juin, ma soprattutto perché nel 1903, quando si svolsero i fatti, Monsignor Juin non si occupava assolutamente di questioni massoniche. Non possiamo leggere tutto. I due punti principali possiamo averli letti. Rampolla comunque aveva mostrato di non avere i numeri per essere eletto. Monsignor Juin non può aver detto quella cosa a Francesco Giuseppe perché è inverosimile, no? Che un parroco francese avesse tanto credito presso l'imperatore d'Austria. Andiamo avanti, è molto fitto di dati, di riferimenti, poi ricorda che la politica ecclesiastica di Francesco Giuseppe
fu positiva per la Chiesa fra il 1850 e il 55, data del concordato con la Santa Sede, ma soprattutto dopo la sconfitta del 66. Però, come dire, essa comunque era erede della legislazione giuseppinista. Quindi, anche se l'Austria, come dire, ai primi del Novecento era ancora una grande potenza cattolica, non bisogna sopravvalutare la sua amicizia nei confronti della Chiesa, perché comunque la tradizione giuseppinista, cioè la tradizione di vigile controllo dello Stato sulle attività della Chiesa cattolica, era ancora viva. Poi ancora, andiamo avanti. Francesco Giuseppe avversò inoltre strenuamente la politica antigiudaica del borgomastro di Vienna, il cristiano sociale Karl Lueger. Il governo austriaco non diede alcun particolare appoggio al congresso antimassonico del 1896, che tuttavia si svolgeva in terra loro imperiale, a Trento. Quindi non aveva né appoggiato i movimenti, i gruppi antimassonici, né aveva approvato la linea antigiudaica del Partito Cristiano Sociale, in particolare del popolarissimo borgomastro di Vienna. Quindi è difficile vedere in Francesco Giuseppe un difensore a oltranza dell'ortodossia cattolica fino al punto di entrare a gamba tesa in un conclave ponendo il veto per questa ragione su un possibile papa eletto massone. Monsignor Juin non poté parlare a Francesco Giuseppe del massonismo di Rampolla, né Francesco Giuseppe aveva motivo di ostacolare Rampolla per questa ragione. Gli argomenti contro la versione dell'accusa sono ancora più solidi. Se il cardinale Pupini avesse fatto il pur minimo cenno a tutto il Sacro Collegio, o anche solo a qualche cardinale, del fatto che Rampolla fosse stato massone, come spiegarsi l'indignazione di tutti i cardinali per l'intervento austriaco, visto come un grave attentato alla libertà della Chiesa? Come spiegare il fatto che egli ottenne ancora numerosi voti fino all'ultimo scrutinio? Come spiegare il fatto che tra gli elettori più convinti di Rampolla ci sia stato un cardinale che sarà, sotto il pontificato di San Pio X, uno dei più acerrimi sostenitori della politica antimodernista del Papa, il cardinale Vito di Tutò? E avanti con delle riflessioni molto di buon senso dello stesso tenore, no? Che tendono a togliere ogni credibilità alla tesi secondo la quale il veto austriaco era motivato dal fatto che, diciamo così, i servizi segreti austriaci erano a conoscenza della filiazione massonica di Rampolla. Andiamo avanti. Dobbiamo andare più velocemente. Una serie di elementi di fatto e di riflessioni che rendono non credibile che l'Austria abbia mostrato con un atto così antipatico, come quello di porre il veto, no, su un possibile cardinale, la sua possibile elezione a Papa, una serie di fatti, no, di riferimenti, di riflessioni che rendono non credibile che l'Austria si sia sbilanciata a un passo del genere sulla base del sospetto e o della certezza che Rampolla fosse massone. Tutto questo sa di romanzo più che di. È una parte molto nutrita della ricerca, molto consistente della ricerca di Don Ricossa. Noi invitiamo i nostri amici ad andare a guardarsela tutta. È liberamente consultabile sul sito di Radio Spada, come abbiamo già detto. Secondo e terzo argomento: le testimonianze di un prete e di un vescovo francesi raccolte da Félix Lacombe. Anche queste vengono completamente smentite. Poi, quarto argomento, la rivista The Equinox dimostrerebbe come Rampolla facesse parte dell'ordo Templi Orientis,
del mago Aleister Crowley, la grande bestia 666. Questa è una delle accuse più inverosimili, insomma, anche questo è sensazionalismo, scandalismo. Non ci sono assolutamente documenti credibili, ci sono soltanto illazioni e ricostruzioni tendenziose o superficiali o decisamente manipolatorie che giungono a una simile affermazione di un fatto che non è in nessun modo provato. Anche in questo caso è molto ampia la documentazione che Don Ricossa offre per smentire questa tesi. Quinto argomento, il dossier di Monsignor Juin, citato dal Marchese della Francherie. Anche questo viene smontato, no? Non perché Monsignor Juin non fosse uno studioso molto serio, no? E della massoneria e le sue ricerche non vadano tenute nel debito conto, ma perché non è assolutamente dimostrato che egli fosse giunto alla convinzione che Rampolla era massone e tantomeno che abbia potuto farne parte altri che fossero capaci di bloccare la strada all'elezione papale, eventuale elezione papale di Rampolla. Sesto e ultimo argomento, la politica del cardinale Rampolla del Tindaro e della sua scuola. Ecco, qui arriviamo vicino alla conclusione, no? Qual è la vera conclusione? Il vero torto della scuola del cardinale Rampolla. Ma allora, voi siete, scrive Don Ricossa, voi siete strenui sostenitori del cardinale Rampolla e della sua scuola? Risposta, niente affatto. Intendendo con scuola del cardinale Rampolla, quella che poi, in qualche modo, ha trovato espressione nel pontificato di Benedetto XV, cioè un atteggiamento meno rigoroso, meno severo verso il modernismo, in maniera da comporre le tensioni interne alla Chiesa senza giungere a una condanna formale, come invece c'è stata con la Pascendi e con tutta l'azione antimodernista, col giuramento antimodernista di Pio X, no? Politica che poi, linea, diciamo, di conciliazione che poi è stata seguita effettivamente da Benedetto XV, no? Dopo la sua elezione. È lecito allo storico, scrive Don Ricossa, col dovuto rispetto, con obiettività, con riferimento alle fonti documentarie, formarsi un'opinione sulle vicende storiche della Chiesa e dei suoi ministri. Abbiamo già visto quale fosse, nel 1913, l'opinione non certo lusinghiera di Monsignor Benigni sul cardinale Rampolla del Tindaro, è una delle parti che non abbiamo letto, no? Scarsa stima di Benigni verso Rampolla. Scarsa stima ampiamente ricambiata di Rampolla verso Benigni. Sappiamo che a sua volta il cardinale Gasparri aveva una pessima opinione di Monsignor Benigni e del sodalizium pianum, al punto che il segretario di Stato di Benedetto XV e Pio XI, cioè Gasparri, testimoniò contro la canonizzazione di San Pio X, quello che dicevamo all'inizio, se ricordavate. Gasparri è stato uno di quelli che hanno sollevato questa obiezione. Come si fa a proclamare santo uno che ha approvato il sodalizium pianum, perché Papa Sarto aveva favorito e sostenuto questo sodalizio e in genere le posizioni cattoliche integrali. La Chiesa ha giudicato diversamente dal cardinale Gasparri, ha canonizzato il Papa che condannò il modernismo, rispondendo a queste e simili obiezioni con la disquisizio circa quasdam obiectiones modum agendi servi Dei resquicentes in modernismi di bellazione, che il cardinale Antonelli per la Sacra Congregazione dei Riti redasse nel 1950. No? Questa obiezione è stata respinta e Papa Sarto è stato proclamato santo. Pio XII, che conobbe personalmente da vicino tutti i protagonisti di questa vicenda, Pio X, Gasparri, Benigni, eccetera, dichiarò il 3 giugno 51 che Pio X era beato il 29 maggio 54, che doveva essere contato nel numero dei santi. Se non era questa, abbiamo visto l'opinione di tutti, anche nella Chiesa e nella Curia Romana,
al momento della morte di Pio X e anche prima, se il Santo Pontefice ripeteva amaramente: De gentibus non est vir mecum. Ho già citato la testimonianza di Filippo Crispolti, anche questa l'abbiamo dovuta saltare per motivi di tempo, amico di Benedetto XV. Dopo la condanna del modernismo con le Civita Pascendi, il marchese Crispolti, appartenente alla scuola di Rampolla, tra virgolette scuola di Rampolla, venne ricevuto in udienza da Pio X e con lui si rallegrò dell'effetto salutare che l'enciclica avrebbe avuto e già mostrava di avere. Egli mestamente, cioè Pio X, mi chiese: Lei lo crede? E siccome io soggiunsi che il mio non era un complimento, ma una persuasione ragionata, egli mostrò curiosità di queste ragioni e io gliele esposi. Esse però non furono convincenti. Il Papa ascoltò. Le mie parole non gli parvero mal ragionate, ma invece di convenire come io per suo conforto desideravo, che un tale ragionamento sarebbe stato efficace sugli animi dei modernisti o dei propensi al modernismo, egli continuò a scuotere il capo. Era ancora un uomo che ha compiuto un atto solenne, perché davanti a Dio ne aveva obbligo, ma quanto agli effetti rimase pessimista. E sì, conclude il Crispolti, che per riconoscere come il colpo da lui dato al modernismo fosse stato veramente mortale, pochi anni bastarono. Crispolti, commenta Don Ricossa, pensava che i fatti avevano dato ragione al suo ottimismo e smentito quel Papa, che vide sempre in nero le condizioni della Chiesa che gli toccava reggere, citazione. Egli era convinto che il modernismo fosse vinto e che il danno venisse semmai dagli antimodernisti, gli zelanti, i quali, secondo una parola detta agli dal cardinale Maffi, si sarebbero fatti un pretesto della Pascendi per le solite loro violenze e accuse. Alla morte di San Pio X, il conclave esitò appunto tra il nome del cardinale Maffi, vescovo di Pisa, e quello del cardinale della Chiesa, vescovo di Bologna, entrambi critici del pontificato del loro predecessore e ostili a quegli zelanti che si accanivano a condannare un uomo morto, il modernismo. Nulla mutò nel magistero della Chiesa, che continuò a condannare l'errore modernista e a propagare la santa fede. Cambiò però l'orientamento del pontificato. Ecco qui la particolare interpretazione di Don Ricossa, che è diversa da quella di Nonni Toglia, cioè formalmente il Magistero della Chiesa ha continuato, sotto Benedetto XV, sulla strada di Pio X, ma in pratica non è stato così. Cambiò l'orientamento. Tra i modernisti e gli antimodernisti esisteva un terzo partito, impersonato fino al 1913, dal cardinale Mariano Rampolla del Tindaro. Rampolla, nel 1901, aveva scelto come suoi collaboratori diretti Monsignor Giacomo della Chiesa e Monsignor Pietro Gasparri, cioè il futuro Papa e il futuro segretario di Stato. Pio X, dopo aver nominato segretario di Stato il cardinale Marie Del Val, aveva allontanato dalla segreteria di Stato entrambi i protetti del cardinale Rampolla. Pio X morì il 3 agosto 1914, appena 3 mesi dopo il conferimento della porpora, il 3 settembre 14, a Monsignore della Chiesa venne eletto, Monsignore della Chiesa venne eletto a sorpresa al soglio pontificio il 3 settembre 14. Il retroscena del conclave, ormai noti abbastanza nei circoli romani, scrive Buonaiuti, il capo dei modernisti, a Hutin, il suo amico francese modernista, il 17 settembre 14, mostrano indubbiamente che l'elezione del cardinale della Chiesa ha voluto rappresentare l'indicazione di un governo ecclesiastico che fosse l'antitesi perfetta del regime di Pio X. 4 mesi dopo la morte di Pio X, Monsignor Eudoxe Mignot, arcivescovo di Albi, fece pervenire al cardinale Ferrata, primo segretario di Stato del neoeletto Benedetto XV, un memoriale in cui si attaccava duramente il movimento di reazione antimodernista promosso da San Pio X,
invitava la Santa Sede a una politica di riconciliazione con i modernisti. Il 13 ottobre del 14, nominando dopo il cardinale Ferrata il cardinale Pietro Gasparri suo segretario di Stato, Benedetto XV manifestò la sua decisa volontà di mutare l'orientamento del pontificato pliano, tornando alla linea di governo rampolliana, cioè una via media, diciamo, no? Tra modernismo e antimodernismo, abbandonata da San Pio X. Benedetto XV, in accordo col cardinale Gasparri, smantellò Sodalizium Pianum e tese la mano senza successo a Buonaiuti. Ci furono diversi tentativi, no, di arrivare a una riconciliazione in modo da, come dire, mantenere Buonaiuti all'interno della Chiesa Cattolica, mentre poi alla fine arrivò la scomunica maggiore per l'ostinazione di Buonaiuti e anche direi la malafede, no? La mancanza di onestà di Buonaiuti, il quale in primo tempo prometteva e anche giurava solennemente, e subito dopo dalla cattedra universitaria ricominciava con la sua linea modernista, filomodernista. Il caso del sodalizio Pianum di Monsignor Benigni non fu l'unico. Qui cita Monsignor Volpi, l'abbiamo già nominato, privato della diocesi di Arezzo, i fratelli Monsignori Scotton, quelli del periodico La Riscossa, che Leone XIII prima e poi Pio X aveva loro affidato, vessati dal loro vescovo Rodolfi, l'abbiamo già nominato anche lui, Ferdinando Rodolfi, vescovo di Vicenza, estimatore di Fogazzaro, quello del santo messo all'indice, morendone di dolore di Scotton. Mentre al contrario, tanti che si erano stati sospettati di modernismo venivano riabilitati. Tra di essi un certo Angelo Giuseppe Roncalli, segretario del vescovo di Bergamo, Radini Tedeschi, e segreto ammiratore dell'americanismo condannato da Leone XIII. Bastano questi elementi per far pensare a una filiazione massonica, perfino luciferiana, di Rampolla e dei membri della sua, virgolette, scuola? A mio parere assolutamente no, e lo stesso Enrico Ston è ben lungi dall'avere quelle certezze che contraddistinguono autori meno seri, intellettualmente meno onesti. Non massoni, pertanto, fino a prova contraria, ma incapaci di riconoscere nel pontificato di San Pio X e nella lotta senza quartiere contro l'eresia modernista, la grande battaglia del nostro tempo. Credettero troppo facilmente che l'eresia fosse vinta. Credettero che vi fossero state esagerazioni e zelo amaro nel combatterlo, eccetera, eccetera, eccetera. In pratica, la conclusione di Don Ricossa è che la voce della filiazione massonica di Rampolla fosse nata retrospettivamente dal fatto che lui aveva impersonato una linea mediana tra modernismo e antimodernismo. E quindi, sia pure indirettamente, e forse fino a un certo punto inconsapevolmente, aveva favorito il modernismo, quantomeno aveva favorito una sua successiva ripresa, che in effetti c'è stata, perché alla fine i fatti hanno dato ragione al pessimista Pio X, il quale era convinto che il modernismo non fosse stato sradicato, e ne era convinto perché toccava con mano tutti i giorni che la parte più importante della sua enciclica, cioè l'appello ai vescovi affinché vigilassero, sorvegliassero e agissero per sradicare il veleno modernista, non veniva applicato. E i fatti hanno dato torto invece agli ottimisti come Rampolla, se vogliamo chiamarli ottimisti. Quindi vedete che la questione si pone in termini anche storiografici di interpretazione di quale fosse la vera portata del pericolo, di quanto grave fosse il pericolo modernista. Possiamo fare l'esempio della diocesi di Vicenza, già nominata, dove c'erano gli Scotton, e dove il nuovo vescovo Rodolfi si affrettò a richiamare, dopo la morte di Pio X, quei sacerdoti, insegnanti, professori del seminario che erano stati allontanati perché indicati nominativamente dagli Scotton, dal Sodalizium Pianum, come modernisti, quindi allontanati con la Fascendi e richiamati
Subito dopo ho messo in cattedre diverse, ma sempre in posizione di insegnamento, e quindi di continuare a diffondere il veleno modernista tra i seminaristi. Come dire, questo veleno poi non si è disperso nel terreno, no? Ha alimentato nella generazione successiva la nuova teologia e è andato addirittura al potere nella Chiesa. Si è impadronito dei vertici della Chiesa, la Chiesa visibile, la Chiesa degli uomini. Non dimentichiamoci mai che la Chiesa, il vero capo della Chiesa, è un certo Gesù Cristo, con il Concilio Vaticano II. Cari amici, un saluto, ci risentiamo la prossima volta. Grazie caro Francesco per questa chiara e precisa esposizione dove ci hai ricordato delle cose essenziali, hai fatto davvero un'analisi molto interessante e lucida e hai offerto parecchi spunti di riflessione. Saluto anch'io gli amici e vi diamo appuntamento a un prossimo video. Un caro saluto a tutti.